Scusate il ritardo, eccoti qui Antonella, tesoro. Buonasera. Che sei bella oggi pomeriggio. No, ma è successo che sai che dobbiamo riaprire, no? E quindi mi arrivano delle telefonate. Io dico, non mi telefonate più perché sanificazione, cose che ho ordinato. Cioè, adesso è un attimino, c'è il momento di panico prima della riapertura. È vero, sei luminosissima oggi, Antonella. Ma ho sistemato la luce. Ho sistemato la luce in realtà, forse si vede meglio. Ma a parte questo, hai una pelle così luminosa. Ma mi sto facendo un po' di trattamenti, no? Fatto... Ma poi ci dirai pure che trattamenti, perché guarda, allora, non oso immaginare cosa avrei fatto. Un PRX. Ah, poi ti dico cos'è. Che meraviglia, ma l'hai fatto oggi? L'ho fatto ieri. È un acido, giusto? È una biorivitalizzazione senza aghi. Senza aghi? Della ok. Abbiamo parlato di questa azienda noi. Ti ricordi? Sì. PRX33. Sì. Praticamente è una biorivitalizzazione che si fa senza pungere la pelle, perché si usa una sorta di peeling, ma non è un peeling, è proprio un biorivitalizzante che riesce a penetrare, però siccome ha una componente acida, è come se fossero due trattamenti in uno, quindi comunque ti illumina la pelle e ti dà più compattezza, ti dà più, come se hai fatto che meraviglia bio. Ma questo credo di averlo già fatto, però sicuramente lo voglio rifare. Si può fare anche prima dell'estate, no? Assolutamente, senza problemi. Non è fotosensibilizzante, quindi si può fare tranquillamente in qualsiasi periodo dell'anno, perché la cosa bella è che proprio è compatibile con il sole, anche se io devo dire la verità, io sole non ne prendo, io sono un vampiro allo stato puro. Guarda, perché mi dà fastidio, questa è una cosa che è un regalo che ti fai stupendo, perché il fatto che non prendi sole preserverà la tua pelle per tantissimo tempo, e poi io so che tu assumi la vitamina D, quindi non hai bisogno di prendere il sole per sintetizzare la vitamina D, perché l'assumi sempre tutto l'anno. Io l'assumo tutto l'anno, anche perché comunque con la menopausa è consigliabile assumere e integrare la vitamina D per il discorso delle ossa e tutto. Qualche volta faremo anche qualche bella chiacchierata per aiutare le persone nei periodi più particolari della loro vita, non so, gravidanza, menopausa, è un argomento... Sarebbe veramente una cosa molto molto interessante, fare delle dirette dedicate per la menopausa, per la gravidanza, sarebbe in effetti una cosa molto interessante. Sì, ok, compatibilmente adesso con i nostri impegni, perché il 18 si ritorna al lavoro. Antonella, sei pronta? Prontissimi, devo dire sempre grazie, io ogni volta inizio così queste dirette, però davvero ringrazio perché vengo contattata da tante persone le trovano interessanti, e ci tengo a dire che io trasmetto proprio le cose nelle quali credo, sono cose che comunque mi faccio io in prima persona, non vendo tra virgolette trattamenti senza che li ho provati, perché non ci crederei. Insomma, tu sei come me, tu vendi ciò che tu vendi e riesci a vendere ciò che utilizzi tu, ciò che utilizzi per te stessa. Sì, riprovo su di me. E poi comunque potete vedere, non sono brava. Io che la conosco e la vedo di presenza, che l'ho vista di presenza, ragazzi, ha una pelle, una ragazza di 20 anni si può mettere da parte, luminosa, senza macchie, pori chiusissimi, compatta, quindi ragazze, veramente... Lei è il primo esempio di ciò che fa. E sono un'anziana signora, diciamo. Non lo dire a nessuno, perché veramente qua succede veramente uno scandalo che diciamo che sei un'anziana signora, perché non ci crederebbe nessuno, non ci crede nessuno che sei un'anziana signora. Ma lo sono. Comunque veramente, quando la medicina estetica e non solo, è la cura di se stesse, sono fatte con criterio, questo è il risultato, perché tante persone credono, vero Antonella, ci fai caso che tante persone credono di prendersi cura di se stesse nel miglior modo possibile, ma secondo me poi alla fine non riescono, giusto? Magari si impegnano, non riescono perché comunque vengono un attimino distratte dal grosso marketing. Considerate che la medicina estetica è uno dei settori più gettonati al mondo, non c'è paese del mondo che non si rivolga alla medicina estetica, tutte le nazionalità comunque fanno, tutte le donne e non solo le donne
fanno trattamenti di medicina estetica, quindi vengono assolutamente attenzionati da questi volponi del marketing che vi vogliono vendere di Di tutto e di più. tutto. Allora, io, una persona, Brigida lo sa, estremamente precisa, io controllo tutto, valuto tutto, quindi devo dire che molto in questo settore è marketing, perché comunque il trattamento Secondo me bisogna lasciarsi consigliare dalle persone giuste, cioè bisogna affidarsi a qualcuno, ma affidarsi veramente a 360 gradi, ovviamente alla persona giusta, perché c'è talmente tanta proposta oggi, ma talmente tanta, che le persone magari spendono maggior parte dei loro risparmi in cose che in effetti non sono così tanto efficaci, giusto? E loro sono convinte magari. anzi, diffidate quando vedete grossi nomi che pubblicizzano dei trattamenti, perché comunque molto spesso queste persone neanche le fanno questi trattamenti, queste grandi dive, queste grandi showgirl, queste persone dello spettacolo, possibilmente non le hanno mai fatte o non hanno mai usato neanche quelle creme. Attenzione al marketing, ci sono ottime aziende che veramente i costi sono irrisori e hanno degli ottimi prodotti. E poi non è detto che un prodotto vada bene per tutti, insomma, è un mondo dove bisogna un È un mondo attimino. di lupi. La bellezza è diventata ormai un business a 360 gradi, eh sì. È Sì, uno dei business assolutamente. che non subisce la crisi. Qua ci scrivono: Antonella è la persona giusta. Io non mi faccio toccare da nessuno, solo da lei. Ma chi è? Oh, Rose Perla. Sarà una. Questa è una mia compagna delle medie. Sicuramente una tua cliente anche. Sì, saluto. Grazie, molto gentile. Ok. Sono molto Siamo contenti di attenta. questa tua conferma, ma non avevamo dubbi che Antonella è una persona seria, scrupolosa e Faccio del mio professionale. meglio. Allora, Antonellina, l'altra volta abbiamo parlato di cellulite, di tecniche, di prevenzione, di cosa si può fare per prevenire e per sconfiggerla, giusto? Abbiamo Sì. parlato anche di trattamenti che si possono fare in studio, abbiamo affrontato un po' l'argomento a 360 gradi, parlando sia di prevenzione, alimentazione, integrazione e trattamenti idonei, adatti per affrontare questa problematica che a me affligge tutte le donne, o quasi tutte, tranne me e tranne te. In effetti, forse sì, e qualcun'altra. E qualcun'altra, sì, Ma noi ci qualcun'altra. curiamo. Noi ci curiamo, non è casuale, non è casuale, sia io che tu facciamo, ecco, infatti quando si dice, dottoressa, quanti trattamenti ci vogliono per risolvere? È una domanda legittima. Quando si va a fare un trattamento, dire, dottoressa, quanti trattamenti ci vogliono per risolvere la mia problematica? Capisco perfettamente, ma quella risposta si riferisce all'attacco del problema, cioè nel senso che ti dà comunque un miglioramento, ma ragazze, capite bene, è come dire quante volte devo andare in palestra per avere il fisico di Brigida. Brigida, Tutta quante volte dobbiamo andare in palestra per avere il tuo fisico? la vita, Non è palestra comunque, no? Che dici? ragazze, tutta la vita. Magari non significa questo che dovete essere schiave dei trattamenti, assolutamente no, No, però questo c'è no. un trattamento di attacco che serve per migliorare il problema e poi c'è un mantenimento che veramente è anche più importante del trattamento stesso, perché poi alla lunga evita che il problema si ripresenti e vi consente sempre più di migliorare, nonostante gli anni, ragazzi, non è così fondamentale. Si può Io attaccare credo, Antonella, che il problema. la costanza sia la cosa più importante. Allenarsi anche mezz'ora tutti i giorni, 45 minuti tutti i giorni, fare qualcosina, anche quando tu dici ma io non ho il tempo, non hai il tempo? Lasci la macchina e ti fai mezz'ora a piedi se non hai il Brava, tempo. brava Brigida, Cioè, esatto. fare qualcosa tutti i giorni, ragazzi, a parte che ti aiuta, ti stimola, ti fa sentire a posto con la tua coscienza, produci quelle endorfine che poi ti danno la forza, la grinta e la voglia per affrontare magari la giornata. Quindi, quando siete un po' demoralizzate, ma non ho il tempo, quella mezz'ora è sempre meglio di niente. Sì, e poi comunque è un modo per volersi bene, perché diciamocelo pure, se non ci vogliamo bene noi, non aspettiamoci così tanto bene dagli altri, siamo noi che ci dobbiamo amare, poi noi stessi ci Assolutamente. rapportiamo in maniera diversa anche nei confronti degli altri, ma le prime attenzioni devono essere
per noi stesse, non stiamo rubando tempo a nessuno se facciamo questo, perché tante volte le persone sentono anche in colpa, di ma io mi curo, no, fate bene, è giusto. Fate bene, curatevi ragazze, curatevi. Io sono, guarda, ti dico questa, sono sempre risultata una grande egoista, sempre, agli occhi di tutti. Ah, ma lei se non si allena, lei se non fa le sue cose, lei se non mangia le sue cose, lei sta bene solo quando fa le sue cose. Allora, vi dirò, è vero che io come prima regola metto, cioè nel senso io mi alzo la mattina e so che mi devo allenare. Il mio primo pensiero è allenarmi, poi dopo viene tutto il resto. So che devo fare determinate cose e le faccio, ma ciò non vuol dire che io le altre cose non le faccio o che le trascuro. Si deve, quello è il mio primo pensiero, quella è una cosa che io so che devo fare per fare stare bene me stessa, Brigida, il mio fisico e la mia mente. E questo non vuol dire che io sono una persona egoista, sono una persona che mi vuole bene, mi prendo cura di me stessa, non mi trascuro, però poi mi occupo pure di tutto il resto. Esattamente, come? Io lo so, anche molto bene, E mi sono sempre trovata bene, Antonella, quindi anche devo io. dire che nella vita volersi bene porta sempre cose positive. Esattamente, brava. Entriamo nel Ok. vivo dell'argomento di oggi. Sì, assolutamente. Oggi continuiamo a parlare di cellulite. Abbiamo già abbiamo detto, abbiamo parlato di trattamenti che servono per la prova. Cosa c'è scritto? La spalliera in cucina è la prova. Che combini con la spalliera in cucina? Che lo scrive, come fate a saperlo? Qualcuno che ti conosce, forse tuo figlio, non so. Comunque, abbiamo parlato di cellulite, di metodiche per sconfiggere la cellulite, di macchinari. Abbiamo parlato dell'endermology, che è un bellissimo macchinario che fa un massaggio connettivale meccanico tramite appunto questo device, questo macchinario, che riesce a drenare, a strizzare, a rimodellare il corpo, giusto? Più o Perfetto, meno. sì. E oggi continueremo a parlare di cellulite e soprattutto di falsa cellulite. Cosa significa Esatto. cellulite e falsa cellulite, Antonella? Ci sai spiegare la differenza? Allora, c'è una differenza enorme perché tante donne vengono da me dicendo: guardi, dottoressa, io ho della cellulite soprattutto nelle culotte cheval, all'interno delle cosce, localizzate sopra le ginocchia, insomma, queste zone che vengono, ma guardi qui, se lei strizza vede tutti i buchetti e tutto. Sì. Allora, c'è una condizione che viene comune detta falsa cellulite, diciamo, perché non si tratta di cellulite, cioè non è questa patologia del tessuto connettivo, insomma, che caratterizza la cellulite, ma è data da un rilassamento della cute. E qui il problema si fa più ostico, perché di solito sono problemi di vecchia data, cioè non spunta di colpo un rilassamento cutaneo. Ma sono molto spesso risultato di trattamenti sbagliati, anche di fai da te sbagliati o di terapie sbagliate. Cosa intendo dire? Magari di un Dimagrimenti dimagrimento eccessivo, eccessivi, diete non adatte, diete troppo poche. estreme che magari svuotano i tessuti. Vuotano, ecco, oppure anche allenamenti sbagliati. Ci sono donne che, per esempio, vi faccio un esempio pratico perché mi piace in Appunto. queste dirette poi dare dei consigli che le persone, una volta che hanno visto la diretta, hanno qualcosa da prendere per loro E stesse, da applicare con facilità nella vita nella quotidiana. loro quotidianità, esattamente. Ci sono delle attività, quali per esempio la corsa. Una persona che comunque sta perdendo peso, è sotto dieta restrittiva, sta facendo un trattamento dimagrante. Diciamo che la corsa non è proprio tra gli sport più indicati, perché voi capite bene che uno sport ha un forte impatto con il suolo. Ora, a Sì. meno che tu non sei magra come un osso, va da sé che correre e ripetutamente fare questi saltelli di Crea dei microtraumi. crea dei microtraumi che voi pensate per un'ora, un'ora e mezza o anche mezz'ora al giorno, Tutti i quotidianamente, non fanno giorni. che stressare la pelle che comunque si dimostra è sollecitata verso il basso, quindi comunque si ha una trazione continua, quindi questi microtraumi.
Questa cosa alla fine cosa porta? Vi farà pure dimagrire, quindi questa cosa si somma anche a tutto questo, si somma anche questo dimagrimento e non fa altro che rilassare ancora di più i tessuti. Quindi voi siete magari convinte che avete fatto bene, dice sono andata a correre, sì, potrà fare anche bene, ma bisogna vedere il soggetto se questo tipo di attività è adatta per il soggetto, perché ci sono molti rilassamenti cutanei dovuti a sport sbagliati, quindi questi sport con impatto al suolo non sempre sono indicati, soprattutto sotto un regime dietetico dimagrante, perché comunque un po' l'organismo ovviamente viene depauperato un attimino da molti nutrienti, quindi ovviamente poi tutto questo porta la pelle a cadere. Questo crollo. Praticamente succede soprattutto se si va a correre a digiuno oppure assumendo pochi carboidrati, perché le persone giustamente vanno a correre per dimagrire, prima di questa corsa mangiano niente o quasi niente, vanno ad intaccare la loro massa muscolare, quel poco di massa muscolare che hanno, che funziona appunto da energia, perché magari non hanno assunto niente prima della corsa. Vanno a bruciare quella massa muscolare e vanno quindi anche ad impattare negativamente sui loro tessuti, sulla loro pelle, giusto? Esattamente, Quindi, da un tra lato l'altro. si svuotano i muscoli, in più si crea questo microtrauma che danneggia la pelle e l'elasticità della pelle. Sì, come tu stessa sei maestra, tu sai benissimo che comunque sollecitare troppo un muscolo, un gruppo muscolare troppo a lungo, alla fine non ti dà l'ipertrofia, ti stanca la fibra muscolare, perdita Assolutamente. d'acqua, perdita di Si forza, crea acido lattico, crea. infiammazione, assolutamente. Tu sali sulla bilancia e sei contentissima perché dice che Sei bello. gonfissima e pesi più di prima. Ma alla fine sono svuotati i tuoi tessuti, quindi attenzione, quindi la falsa per falsa cellulite si intende tutto quello che voi vedete di tessuto poco tonico, perché il tessuto poco tonico poi ripiegandosi su se stesso non fa altro che simulare una cellulite. Allora la paziente cosa fa? Ancora di più, prende drenanti, fa drenaggi, fa diete ancora più dimagranti, peggiorando la situazione. Ora dovete sapere che questo è il problema più ostico in medicina estetica, Eh perché sì. tutto c'è rimedio, ma a questo c'è anche rimedio, ma è proprio veramente recuperare la compattezza Sì. della pelle è una sfida piuttosto importante. E credo Quindi che questa sia la sfida più difficile. è la più difficile. È la più difficile. È come quando subito dopo una gravidanza l'addome risulta flaccido perché comunque c'è questo rapido svuotamento, quindi man mano col tempo si cerca di rassodare, però non è detto che torni l'addome di Brigida. Ecco, io devo dire che ci ho lavorato molto sul mio, perché voi non so se sapete, io ho avuto una gravidanza gemellare, le mie Ecco, infatti. gemelle, ok, ho la cosa nella cucina, è vero, ho comprato un attrezzo pazzesco, poi ve lo Poi faccio mi fai vedere. vedere che cosa hai comprato, perché sono curiosa, Sì, la ho comprato spalliera in cui. la scala svedese, come si chiama? La spalliera svedese. Ah, quella per fare lo stretching? Sì. Ovviamente l'ho Bellissimo! comprata in cucina perché tutte le cucine hanno la palestra, no? In una cucina si fa palestra, poi che si mangia è un optional, però nella mia cucina si fa palestra. Sì, poi te la faccio vedere, bellissimo. Allora, ragazze, vi dirò, faremo delle dirette con Antonella, perché adesso la vedete tutta quanta così, con il camice, seria, professionale, però Antonella ha due volti, perché da un lato è la dottoressa professionale che si occupa di medicina estetica e dall'altro è la contorsionista del circo, nel senso che lei è una vera e propria contorsionista, lei potrebbe benissimo fare uno spettacolo di contorsionismo, è No, però è un sport incredibile. bellissimo che aiuta tanto. E Che succede? Allora c'è un attimo, sì, ok, la dottoressa un attimino si è scollegata, sì, lei ha avuto un parto gemellare, ragazzi, quindi ecco di qui, dai, Anto, ci sei, ci sei. una tappata, chiedo scusa. Ci sei, tranquilla. Volevo dire, è uno sport meraviglioso e serve tantissimo per migliorare la circolazione, non vi fa stancare, Di cosa stai recuperate anche parlando, flessibilità. Antonella? Di cosa, di quale sport? Perché c'è stato un attimo in cui non ti abbiamo. Stretching, yoga, questa cosa che poi noi Ecco, faremo. quindi. Vi prometto Consiglieremo che faremmo una lezione. sì, vorrei fare una lezione con Brigida di esercizi facili, non cose E io che mi fatte. sento tutta esperta farò bruttissima figura e vai.
Ok, si è persa di nuovo la dottoressa, forse ha una chiamata in attesa. Adesso le dico che deve mettere il telefono silenzioso. E comunque vi stavo dicendo che farò brutta figura perché nonostante io sia, ecco, di qui secondo me dovresti mettere il telefono in modalità silenziosa. Ormai non credo di poterlo fare, mi Ormai no, vedete? va bene, ok, va bene, ti vedo La benissimo. prossima Stavo volta. dicendo che io farò brutta figura se faremo questa diretta insieme No. dove eseguiremo un po' di stretching, yoga e pilates, io che mi sento tutta esperta farò brutta figura. Comunque va bene pure Assolutamente, questo, l'importante è però migliorare. molto semplici, con la finalità di fare capire quali. Allora, il problema circolatorio. Ce l'hanno moltissime donne perché comunque stanno sedute e tutto, ma credetemi, non basta soltanto alzarsi, fare la camminata, perché comunque questo fatto di avere sempre i muscoli contratti, di essere rigide, influisce anche a livello circolatorio e microcircolatorio. Quindi, a mio avviso, io ho avuto dei vantaggi enormi, enormi proprio in termini di benessere. Quindi mi farebbe piacere fare con Brigida una lezione semplice, molto E poi facile, facile. diciamolo, quando si risolvono i problemi circolatori, di contratture, si riesce anche in maniera quasi inspiegabile a sgonfiare, ad essere più esili, ad essere più longilinei, più magri, con un È fisico più vero, snello. Quindi è sembrano vero. cose banali, le persone trascurano lo stretching perché magari considerato una cosa in più, mi sono allenato, vabbè, lo stretching poi lo faccio. E invece, io dico sempre, è importante come l'allenamento. È fondamentale. Infatti, secondo Ok. me è molto utile perché chi parteciperà a questa lezione imparerà degli esercizi da fare poi da sola o da solo, perché, ripeto, anche gli uomini, Certo, anche anzi, gli ogni uomini, uomo ha soprattutto gli uomini bisogno che si allenano in veramente palestra. contatto a questi muscoli più grossi, insomma, è veramente importante. La faremo ora, ci mettiamo d'accordo quando. Comunque, ritornando al discorso della cellulite, le diete sbagliate, l'allenamento sbagliato, protratto quotidianamente, causa questo problema. Ragazzi, a tutte le età, perché comunque ci sono anche Sì, ragazzi giovani l'esagero. con problemi di rilassamento. Le diete yo-yo, ingrassare, dimagrire, stressano la pelle talmente tanto da causare questi cedimenti che poi sono accumuli, ma in realtà non sono accumuli di grasso, sono accumuli di pelle. Quindi va bene allenare i muscoli perché il muscolo sostiene la pelle, d'accordo. Ma tante volte io ho visto i muscoli tonici e la pelle, ahimè, flaccida. Questo anche perché certe volte si va troppo sull'ipertrofia. Quindi è importantissimo l'allenamento corretto che non solleciti troppo il muscolo, perché o voi lo fate tutta la vita o appena smettete di fare palestra si asciuga i Ecco, muscoli. La pelle. questo è un altro dubbio amletico che abbiamo tutti e tutte, anche le ragazze come me che hanno fatto competizioni e soprattutto quelle che durante queste competizioni per arrivare ad una vittoria, ad un buon risultato, hanno aumentato parecchio la loro massa muscolare, quindi la loro ipertrofia muscolare. Poi, che cosa succede, ragazze? Dopo che voi aumentate così tanto i vostri volumi in maniera non naturale, e non voglio sapere con quali tecniche aumentate questi volumi, perché non lo voglio proprio sapere, dico dopo, quando non riuscirete più a supportare questi muscoli, giusto questo volume, il volume diminuendo, che cosa comporterà poi in questo corpo, in questo organismo? Un rilassamento cutaneo, Un giusto? rilassamento cutaneo e credetemi, è una cosa da evitare. Quindi, mai come con questa problematica occorre giocare di prevenzione. Quindi, evitare di aumentare e Troppo diminuire. la propria massa muscolare, aumentare e diminuire, quindi non aumentare troppo la propria massa muscolare, giusto? Esatto, non Evitare aumentare. di perdere peso e fare queste diete yo-yo, prendi peso e dimagrisci, prendi e dimagrisci, quindi quest'altra cosa da evitare. Evitare esposizioni prolungate anche al sole, perché anche il sole. Le fibre collagene, assolutamente, quindi la pelle comunque, ma anche perché molti vanno al sole proprio perché comunque si vedono meglio, no? Tutta la cellulite, insomma, la forma fisica, la Sì, si silhouette, vedono magari quella pelle più liscia, ma è solamente un una falso. pelle chiara, proprio bianca, anche nel corpo svela un po' tutte le magagne, però con l'abbronzatura si mimetizza tutto, ma dopo che succede? Quindi attenzione. E poi avere un'alimentazione giusta proprio per prevenire il rilassamento, perché ci sono dei cibi
cibi, delle sostanze che contengono dei micronutrienti che noi possiamo introdurre quotidianamente per cercare di tonificare la pelle. Per esempio, una sostanza molto importante di cui volevo anche parlare, proprio per dare delle precise nozioni da imparare a chi fa. Noi siamo curiosi e avidi di sapere. Esatto, attenzione a tutti, attenzionate tutti i cibi che contengono silicio. Il silicio è un grande rimineralizzante, È un infatti minerale, ok. nella mesoterapia che io faccio per rassodare la pelle, perché si può agire ovviamente a livello locale anche in studio per cercare di rimagliare questa pelle, è molto utile la mesoterapia che si fa con il silicio organico, perché è un grande remineralizzante, quindi apporta quelle sostanze nutritive che servono alla pelle perché proprio per rassodarsi funziona benissimo. Quindi Ora, tu vai a iniettare un mix di oligoelementi oppure solo il silicio? no, io inietto anche altre sostanze, però quando si tratta di rassodare metto sempre una fiala di silicio, che si può fare anche nel viso, i risultati sono bellissimi. Quindi comunque anche integrare cibo che contiene silicio va bene, e esiste in tanti tipi di cibi il silicio, per Sicuramente esempio verdure a foglia verde, suppongo, le no? verdure lo contengono, poi il riso e tutti i cereali integrali contengono silicio organico, ma anche le cipolle, le barbabietole, le banane, insomma, ci sono degli alimenti. Per esempio, una cosa molto carina da dire oggi in diretta per chi ci segue o chi ci seguirà poi dopo nella registrazione, ci sono delle tisane molto ricche in silicio. L'equiseto è una pianta, e tante volte vengono già le tisane già pronte di equiseto, che è un L'equiseto è grande anche drenante, viene abbinato spesso e a anche drenante, centella. ma la capacità, l'equiseto, l'ortica, sono dei grandi L'ortica. remineralizzanti, ha la capacità di apportare una importante quantità di silicio facilmente assimilabile, quindi voi vedete subito le unghie migliorare, i capelli migliori e aiutate la vostra pelle nel rassodamento. Tant'è vero che anticamente facevano gli impacchi con le ortiche, col silicio, proprio anche a livello del seno, per cercare, facevano proprio dei bendaggi Sì. con questi decotti che facevano proprio per la pelle risultava più, assorbiva il silicio e risultava più tonica. È una sostanza molto importante. Quindi chi ha il problema, che vede dei cedimenti, anche dei cedimenti terribili, che ne so, posso dire, sopra le ginocchia, ecco, quella zona, cosa vuoi, co come vuoi allenare sopra la rotula? Cioè, è Sì. relativo, d'accordo che l'attacco del quadricipite, ok, ma quella pelle che c'è, che tante volte con la Sì. permette di mettere quelle gonne, e un attimino si vede il ginocchio un pochino più raggrinzito. Quella è una carenza che può essere corretta con un'integrazione di silicio organico. Quindi, piuttosto che anche assumere integratori, andate a prendere qualche tisana all'ortica, che comunque sono Qua dicono, ma buonissime. il silicio si può assumere anche come integratore Si può oppure assumere basta anche come integratore. Sì, si come integratore? possono fare dei cicli con il silicio organico. Io dico sempre, quando voi prendete degli integratori, fateli per un periodo che non sia troppo prolungato, perché comunque l'accumulo potrebbe comunque creare degli effetti collaterali. Ma è più consigliabile, anche perché si spende meno, e andare a farsi queste insalate con l'ortica. L'ortica è una pianta che comunque può essere, cioè, viene cotta, vengono fatti questi decotto, cioè la Il pianta cotta decotto, sì. Però si può anche l'ortica fare cruda e nell'insalata, ortica, l'ortica, proprio l'ortica ovviamente che cruda e ortica. punge, Come? l'ortica, Come hai dico, detto? proprio l'ortica nell'insalata che punge, tu l'hai mai provata? A Cotte, però se non si vuole arrivare a cotto. questo, che magari si prendono delle tisane come l'equiseto, che per esempio è anche molto buono, è anche molto rinfrescante come tisana, Questa la ed è una. comprerò anch'io, la tisana di equiseto, perché io amo tantissimo bere le tisane, perché mi aiutano a bere. L'equiseto non ha effetti Ok. collaterali, è comunque un rimineralizzante, quindi ripeto, va benissimo per mantenere il tono della pelle, quindi quello va bene Ma assolutamente. invece gli Quindi integratori, perché in questo periodo vanno tantissimo di moda integratori di collagene e acido ialuronico, cosa ne pensi? Vengono assorbiti allora, questi integratori dall'organismo? se si vuole fare un periodo di collagene, io sono d'accordo, perché comunque non ha grossi effetti collaterali. Però dovete scegliere un buon collagene. Il collagene migliore è il collagene marino, non il collagene bovino, perché il collagene marino è di più facile assimilazione. Se potete
invece della capsulina classica, assumere la Collagene buona. marino significa collagene che dovrebbe derivare dalle alghe, giusto? Dai pesci, proprio dai Alghe, pesci. pesci, sì, e microrganismi, sì, ok. Ci sono ottimi collageni, proprio sono de delle polveri. De Devo dire che il collagene marino è un pochino più caro rispetto al collagene bovino, però è un collagene che è di più facile assimilazione, più corto, Assimilazione. diciamo, e va meglio per questa integrazione. Non ha effetti collaterali, ovviamente vi dovete mantenere sulle quantità indicate. Le polveri sono migliori, quelle da sciogliere direttamente nell'acqua. Piuttosto che i drink. Piuttosto che i I drink drink. vanno bene, Brigida, però il discorso è che il prezzo sale enormemente solo perché tu già ce l'hai solubilizzato, quindi già è un prodotto caro. È un po' tosto. Può risparmiare un attimino comprando la polvere di collagene. Quindi assicuratevi che l'azienda. Poi possiamo dare anche delle dritte di Sì, io ne ho alcuni. provate di tantissimi tipi, in effetti, perché io utilizzo il collagene, l'ho utilizzato sempre. Adesso non mi sta avvenendo, ho utilizzato quello della Undo, ne ho utilizzati tanti, tantissimi. Poi magari lo scriveremo il nome Sì, di lo un buon scriverò. Io ho collagene. selezionato uno e mi sto trovando bene. Anche io lo prendo, ma io lo prendo anche per un discorso di articolazioni, perché come tu stessa hai detto, io faccio palestra, faccio un pochino, cerco di aumentare la flessibilità e va bene, anche se si hanno problemi articolari, va benissimo, perché comunque aiuta, perché fluidifica un Io attimino. prendo MSM, glucosammina e contro-titin solfato per le articolazioni. Di Sì, è vero, sì, ma anche il collagio, io certo. anche l'integrazione con acido ialuronico va E bene. quello Se pure faccio. fare periodi, vabbè. Alternare acido ialuronico, collagene. Io dico sempre pure di alternare, non vi fissate sempre con lo stesso. Sì, Sì, infatti, a cicli. alternare. Una cosa che aiuta nel sostegno della pelle è ovviamente la vitamina C. Che, però attenzione con l'integrazione di vitamina C, perché comunque può favorire delle microemorragie. Quindi attenzione, perché insomma, come tutte le cose va fatto a brevi periodi, oppure semplicemente prendete dei limoni buoni di Sicilia e fatevi la spremuta la mattina con l'acqua tiepida e il limone, che va benissimo per Beh, stimolare. io, questi sono i super consigli, ma io I vitamina super C consigli. proprio ne faccio pure abuso di vitamina C. Io vado a 2 grammi, 3 grammi al giorno, No, questo liposomiale, in perché, compressi. ripeto, può avere anche un effetto, insomma, non, a parte che, ma come limone? No, non credo, fai integrazione No, come limone mi verrebbe una gastrite incredibile. No, con. no, no. No, no, prendo vitamina C liposomiale 1 grammo la mattina C di Sante Naturelle, poi faccio una volta al mese addirittura delle infusioni di vitamina C per endovena. Vitamina C sì, ma io sono fissata con la vitamina C perché la vitamina C aiuta poi a sintetizzare il collagene È e vero, mi aiuta comunque tantissimo. esageriamo in Ah? niente nell'essere Infatti, moderni, ragazzi, non nell'essere esageriamo, giusti. manteniamoci nel medio, che la virtù sta nel medio. Virtus Esatto, in medio esatto. sta, in medium stat. Altra sostanza utile da attenzionare, questa potete cercare quando applicate delle creme per il corpo, le migliori, che comunque aiutano anche a rassodare la pelle, a dare tono, sono quelle che contengono retinolo. Quindi, se Ecco qua. andate a usare una crema che ha una certa quantità di retinolo, perché il retinolo applicato per uso topico ha questa capacità di migliorare la produzione di collagene. Quindi, non guardate soltanto se la crema è la texture, E la non profumazione, le persone esatto. guardano cose, ma io ho comprato la crema del mio profumo fantastica. Ragazze, cioè No. la sostanza è quello che importa. Quello che dice Esatto. la dottoressa è importante. Creme che contengono retinolo, urea, creme che riescono a migliorare il turnover cellulare, a nutrirle. Queste sono le cose importanti. Addirittura io una volta utilizzavo una crema per il corpo con un'abbastanza elevata quantità di acido glicolico e mi rendeva la pelle, ovviamente in inverno, la pelle del corpo liscissima, avevo quella pelle come la seta, perché ovviamente tutte le sere facevo questa esfoliazione naturale perché l'acido glicolico non fa altro che esfoliare la nostra pelle, giusto? Migliorare il Esatto, turnover cellulare.
cosa molto bella anche da sottolineare e da portare voi che ci state ascoltando a casa. La pelle ha un turnover. Brigida ha detto turnover cellulare in maniera molto tecnica e professionale. Il turnover è il rinnovamento cellulare. Cosa significa? Che la parte vitale della nostra pelle è lo strato più profondo, lo strato proprio più profondo della pelle. La parte che noi tocchiamo è la parte, diciamo, che via via si sfalda, è una parte che è meno nutrita e quant'altro. Se noi non rinnoviamo abbastanza con regolarità lo strato superficiale, intorpidiamo questo meccanismo che dalla parte profonda della pelle porta verso la superficie cellule sane, vitali, giovani. Quindi le creme con urea, le creme con retinolo, le creme con glicolico, Nicole. ci possono aiutare a migliorare gli scrub, i peeling, senza esagerare, perché comunque attenzione, sempre nel Senza agitare, perché sennò si potrebbe eh? irritare la pelle e Poi depauperare del ridiamo, nostro film. non facciamo nulla. Esatto. Si Quindi questo potrebbe, se sì. esageriamo, si potrebbe infiammare la pelle, aggredirla, depauperarla e indebolire il nostro film idrolipidico, che è la nostra prima barriera da tutti gli agenti Esatto. esterni, giusto? Inoltre, Esatto. volevo dire un'altra cosa molto importante, soprattutto alle persone che hanno superato gli ANTA, proprio a proposito di turnover cellulare, che le ragazze giovani hanno questo turnover cellulare, quindi le cellule riescono a staccarsi in maniera naturale dalla nostra pelle ogni 21 giorni, invece con il passare del tempo queste cellule non riescono più a staccarsi e il rinnovo cellulare avviene ogni 28 giorni. Quindi attraverso questi peeling, attraverso questi scrub, queste creme, riusciamo a praticamente aiutare questo distaccarsi di queste cellule dalla nostra pelle. Quindi miglioriamo questo turnover cellulare che con il tempo si rallenta. E Tra questo ci l'altro, causa questa pelle grigia, ingiallita, ispessita. se poi facciamo un giusto nutrimento proprio interno, forniamo le giuste sostanze affinché questa pelle si possa rigenerare al meglio. Quindi Brava. abbinare una corretta esfoliazione con una giusta integrazione, anche con l'alimentazione, delle sostanze giuste. Dove però questo si dovesse rivelare insufficiente o comunque noi volessimo qualcosa in più, possiamo abbinare i trattamenti di mesoterapia specifica, nel senso Ecco. che, come ho detto la volta scorsa, la mesoterapia è una tecnica, non è un trattamento universale. Mesoterapia è proprio il tipo di trattamento che significa di introdurre piccole dosi di queste sostanze, si chiamano cocktail mesoterapici, a livello del derma, per stimolarlo, a seconda di quello che vogliamo. Quindi faremmo una mesoterapia specifica rassodante con la finalità di aiutare la pelle a prendere di nuovo il tono. A Potremmo riprendere tono e compattezza. la carbossiterapia, voi dovete sapere, la carbossiterapia ha tante finalità, anche a seconda di dove si mette l'ago ci sono delle diversità di risultato. A livello cutaneo, la carbossiterapia non fa altro che apportare ossigeno, migliorare la circolazione e proprio rivitalizzare la pelle. Quindi potremmo abbinare anche quello. I trattamenti endermologici, ci sono i trattamenti che servono a svuotare, a levigare la cellulite, ci sono delle modalità di azionare la macchina che servono proprio a rivitalizzare la pelle. È molto bello il trattamento rivitalizzante endermologia, io lo preferisco a quello anticellulite, perché è proprio un trattamento, proprio si sente proprio questa stimolazione, come se ci fossero tante microdita che E ci. quindi mesoterapia, carbossiterapia, endermologia, anche una buona radiofrequenza ultrasuoni focalizzata riesce a rassodare il tessuto. Molto bello anche a livello del ginocchio, una zona terribile da riparare, perché gli ultrasuoni sparando queste micro lesioni non fanno altro che costringere la pelle a rimarginare. Poi da parte vostra, voi pazienti, abbinate la giusta integrazione, non vi fate mancare l'acqua che comunque idrata i tessuti, perché un tessuto non idratato ovviamente è un tessuto, ecco brava Brigitte, è un tessuto che comunque si avvizzisce. E abbinare le giuste creme, anche le creme a base di alghe. Le alghe sono delle sostanze meravigliose che si possono anche integrare a livello alimentare. Ci sono delle alghe che già micronizzate, pronte, che si possono spargere sul cibo, che Polverare comunque sui cibi, sì. sì, che contengono tutti questi microelementi, perché voglio dire, aiutano la pelle.
Quindi la giusta alimentazione, e non pensiate che dipenda soltanto da quando si dimagrisce. Io vedo persone che vengono in studio che hanno addirittura preso tanti chili, teoricamente la pelle dovrebbe essere ben tesa, e invece no, perché si sono nutrite di cibo che comunque avevano calorie vuote, che non hanno portato Cibo chiaramente spazzatura, cibo cibo spazio. vuoto praticamente. A questo proposito, noi potremmo stare anni a fare queste Sì, dirette perché infatti. avremo sempre qualcosa da dire. A questo proposito mi viene in mente: perché non fare un'integrazione gustosa, saporita e a prezzi contenuti con la frutta secca? Brigida, tu con la frutta secca, io con la frutta secca abbiamo cosa? Un abbonamento, una fissazione? Cosa Ragazzi, possiamo io con la frutta secca e semioleosi, soprattutto che in questo periodo mi piacciono i pinoli, che sono altamente alcalinizzanti, ricchi di proteine e di tanti minerali che fanno bene, i pinoli sono carissimi. E comunque, frutta secca, ragazze, sempre agli spuntini, non vi fate mancare mai una buona quantità di acidi grassi che fanno benissimo. Ho una dritta sui pinoli. Allora, Da, dimmi pure. i pinoli contengono una sostanza che blocca il senso della fame. Ecco perché io impazzisco per i pinoli. Fare uno spuntino a base di pinoli, un piccolo pugnettino, un cucchiaio di pinoli, così quando si hanno questi attacchi di fame, vi aiuterà assolutamente a non avere fame, perché questi grassi, proprio il pinolo, infatti l'acido pinoleico viene estratto e viene concentrato, ci sono degli integratori a base di acido pinoleico che si assumono proprio per diminuire il senso di fame. Il Quindi senso di fai fame. bene se hai quella, non tu però, per dire, se il paziente ha quella fame nervosa, oppure se si sente un attimino fame, è ottimo consumare una porzione. E non pensate, perché sono calorici, allora non vanno bene per No, la ma dieta, basta un perché 10-15 grammi, vanno benissimo. esatto, vanno benissimo. Quindi tante cose. Quindi questo per dirvi che non esiste un unico trattamento, e quando si ci affida a risolvere una problematica, di solito si fa così: si fanno delle sedute di attacco per attaccare il problema, per cercare di dargli una bella sferzata della risoluzione. Dopodiché, almeno è mio costume, quando ogni volta che viene una paziente, fare quasi delle lezioni, perché il mio scopo non è quello di farvi venire in studio, farvi il trattamento, se no sarei una commerciante, ragazzi. Non mi fate fare questo perché non sono brava. Io voglio insegnarvi come fare anche dopo i trattamenti, perché si Quindi può. questa è rieducazione, rieducazione a 360 gradi. È la cosa che mi piace di più, perché quando un paziente mi chiede: ma perché mi stai facendo? Che cosa mi stai facendo? Come agisce questa cosa che mi fa? Io sono la persona più felice del mondo, perché comunque vi spiego il motivo per cui la faccio, e non la faccio sicuramente perché l'azienda è venuta il giorno prima e mi ha detto: dottoressa, faccia queste cose, perché non ho Certo. mai fatto una cosa del genere. Io i trattamenti li faccio su me stessa o sulle persone, insomma, a me vicine, dopodiché li provo, li testo e poi vi dico perché li fate, vi spiego come continuare. Quindi uscirete dal trattamento con un bagaglio in più, così come dalle dirette. Io ho incontrato persone che anche non conoscevo, che mi hanno detto: dottoressa, da quando seguiamo le trasmissioni con Brigida, ci sta venendo voglia di curarci di più, perché Ma non questa è una tutte cosa le bellissima, questa è una ma non cosa tutte le cose si stupenda. fanno in studio, non tutte le cose, non dovete per forza Assolutamente. sempre. Lo studio serve per darvi il trattamento di attacco, il trattamento principale, ma poi voi dovete uscire col beneficio del trattamento e con un sacco di nozioni da applicare. Solo lì io Allora, cambio il. per quanto riguarda il rilassamento della pelle, una buona crema rassodante, secondo te? È utile o no? Nel senso, ci sono delle creme che vale la pena spendere magari tanti soldi oppure una buona crema rassodante Non mi esagerare spendo con dei principi? soldi, Ci puoi no. consigliare una crema con dei principi attivi più validi rispetto ad altre? Allora, dovete assicurarvi che abbia degli ingredienti base, tipo l'urea, che è importante. Se trovate una crema corpo con il retinolo, ben venga, perché comunque è utile. Se trovate Ok, una va crema bene il retinolo, va bene l'urea. Va bene l'urea, va bene, vanno bene le alghe, estratti di alghe vanno benissimo. C'è una nota azienda che io adoro, Guam, che comunque viene venduta nelle farmacie, parafarmacie, anche nei supermercati, credo, che comunque ha una concentrazione, le creme hanno una concentrazione di alghe piuttosto importanti, quindi vanno bene anche quelle.
Ma non andate su crema, cioè andate a cercarvi gli ingredienti, ecco, Non c'è questo sì. bisogno della crema troppo costosa, questo voglio dire, non c'è Dovete bisogno. sapere sempre che la crema è come la ciliegina sulla torta, quindi la pelle si nutre dall'interno e si protegge dall'esterno. È vero che la pelle assorbe le sostanze che noi gli mettiamo sopra, ma comunque in maniera relativa. L'assorbimento maggiore delle sostanze avviene introducendole dall'interno. Quindi il consiglio giusto è intanto togliere le abitudini sbagliate, sport sbagliati, diete sbagliate, abitudini sbagliate quali? Troppa esposizione al sole, purtroppo il fumo per chi fuma non è di grande aiuto perché distrugge, credetemi, distrugge tutto. La vitamina C viene bruciata dal fumo Sì, completamente. assolutamente tutta, tutta degradata. Ecco, quindi se il paziente si fa il trattamento migliore del mondo, poi se ne va in spiaggia, si crogiola al sole, si mette a fumare, si mangia la pasta al forno, ha vanificato tutto. Quindi inquadrare il paziente a 360 gradi, farlo parlare delle sue abitudini, apportargli dargli dei consigli, non certo imporgli dei comportamenti, quello no, però dei consigli fattibili, delle cose fattibili. Sai, tu vai al sole, ti piace il mare, allora non tenere l'acqua salata troppo sulla pelle perché comunque il sale disidrata tantissimo. Se ti devi mettere al sole, mettiti nelle ore giuste, usa la protezione, non usare del sole. Insomma, tante piccole cose che sembrano Non piccole, ma ustionate la vostra pelle, questa è un'altra cosa importante. Quando sentite quell'eccessivo calore sulle gambe, sulla pelle, non state lì a continuare a prendere sole, non vi addormentate al sole, queste sono altre cose che vanno a rovinare assolutamente la pelle, il esatto. collagene. Usate le acque termali, per esempio, questa è un'altra cosa molto carina. Le acque Adoro termali l'acqua termale in spray, io. Le adoro. quando vedete che c'è troppo calore, state troppo al sole, quant'altro, usate l'acqua termale perché comunque perché fa così bene? Perché contiene tanti oligoelementi e quindi la pelle, diciamo, viene un attimino rinfrescata da quelli. Quindi poi venire in studio per dei trattamenti specifici che, ripeto, vengono fatti con un ciclo, due cicli, a seconda di quello che avete bisogno. E se volete mantenere i risultati, entrate nell'ottica che comunque vanno fatti dei mantenimenti. Perché purtroppo l'età va avanti, i problemi si Eh sì. Antonella, ma massaggiare la crema 2 volte al giorno o 1 volta basta? Mattina e sera, cosa consigli tu? Dipende dal tempo che ha la persona, comunque almeno ogni giorno. Io consiglio subito dopo la doccia, perché quello è il momento dove la pelle è più recettiva, soprattutto con la pelle umida, un attimino è già calda, insomma, fare un buon massaggio. Sai Non cosa fare. faccio io, Antonella, subito dopo la doccia, a pelle umida? Che è il miglior modo per far penetrare l'olio, perché l'olio, la nostra pelle è composta sia di olio che di, sia di olio film idrolipidico, quindi sia di acqua che di lipidi. Quindi quando io voglio far penetrare bene un olio, bagno la pelle e riesco a far penetrare bene l'olio nella mia pelle, perché se no Esatto. l'olio rimane in In superficie, super. Esatto. Non riesce, quindi a pelle umida massaggio l'olio, un buon olio di mandorle, un buon olio di karité o di argan, anche un burro di cocco. Massaggio questi oli sulla mia pelle e la mia pelle è idratatissima, idratatissima. Allora, abbiamo perso un attimino la dottoressa. Stavo dicendo di massaggiare subito dopo la doccia a pelle umida. Eccoti qui, ogni tanto ti perdiamo. Un buon olio Scusate, naturale è purtroppo meraviglioso dicevo per l'elasticità della nostra pelle, stavo dicendo, Antonella. Un sì, buon e non olio abbiamo usato naturale. le creme troppo grasse perché c'è un altro meccanismo da sapere. La nostra pelle si autoregola. Questo significa che se noi mettiamo eccessive sostanze grasse sulla pelle, la pelle dice: beh, tanto guarda che bella roba grassa che ho sopra, non c'è bisogno che io produca delle sostanze idratanti perché tanto c'è questa cosa sopra. Tanto è vero che se voi provate a mettere tantissima crema, per esempio nelle mani, e a mettere un guanto sopra e stare così un'ora, un'ora e mezza, tante volte se avete esagerato con la crema, vedete che le vostre mani sono raggrinzite. Fate questa prova e rifletteteci. Questo significa che le creme vanno messe, vanno applicate, ma non troppo. Nella giusta Perché quantità. quello che la pelle può assorbire, tanto per idratare in superficie, ma senza esagerare, perché, ripeto, la pelle percepisce un messaggio, è come se dicesse: vabbè,
tanto non c'è bisogno, guarda che bel burro che ho di sopra. Infatti poi tante volte le donne che fanno i massaggi mi riferiscono, dice: dottoressa, io non capisco perché faccio sempre i massaggi con gli oli alle mie pazienti, guardi che mani secche che ho. Dovrebbe essere un controsenso, dovrebbero avere le mani molto idratate. Quindi, altro dritta che diamo oggi, applicate i prodotti nella giusta quantità, perché se sono in eccesso la pelle si disidrata. Antonella, sto tornando, voglio far vedere una crema che io ho comprato in questo periodo, utilizzo a base di urea, un'ottima crema con un rapporto qualità-prezzo meraviglioso. Vai, La vado a prendere subito. Tu continua a parlare. sì, assolutamente. Ecco, Brigida, per esempio, ha detto una cosa molto carina. Ha detto: ha comprato una crema a un costo non tanto alto. Quindi attenzione, molto spesso si paga la confezione, si paga il fatto che siete nella profumeria, che la signorina vi proponga la crema del momento, ma non è così. Imparate a leggere gli inci, per esempio. Ah, già sei qui, l'hai trovata. Eccomi. Sì, guarda, questa sicuramente la conoscerai. E io sono rimasta piacevolmente colpita dal potere idratante di questa crema e dal rapporto qualità-prezzo che è incredibile. Eutrosis 500. Certo. Questa è ottima, è un bel barattolo, tra l'altro. È un barattolone, ragazzi, da mi sembra mezzo chilo, ecco, a base di urea. E dà un Esatto. potere, questo qua si usa anche quando si hanno gomiti eccessivamente secchi nelle zone disidratate, talloni. E vi devo dire che vi lascia la pelle veramente idratatissima. Anche Ottimo, ottimo. per xerosi, per cheratosi, ottima crema. Ve la ripeto, Eutrosis 500, ragazze. Bene. Sulle 17, 18, 20 euro. Beh, ma dura un Giusto? sacco, perché comunque, Un voglio dire, un sacco. barattolone. Un Poi sacco. comunque applicatene poco subito dopo la doccia. Quindi quante volte non vi stressate, dice: oddio, devo mettere la crema, devo fare. Allora, già abbiamo abbastanza stress, non ci stressiamo anche per questo. Basta una anche subito dopo la doccia, tenerla lì in bella vista, così avete subito la possibilità di metterla e va benissimo. Quindi idratate la pelle. Abbiamo parlato dell'importanza dell'idratazione, dell'assumere acqua, assumere liquidi, assumere delle sostanze con micronutrienti, quindi equisè, ortica vanno benissimo, cibi rimineralizzanti, quindi comunque tutte le verdure. Quindi attenzione a quello che mangiate anche in questo senso, perché ci sono delle verdure che ne contengono in maggiore proprietà, gli spinaci, ma anche il riso, gli cereali integrali. Quindi comunque fate Tutto delle ciò scelte. che io mangio, tutto ciò che io mangio, questa Tutto sera ciò lo che mangiate. spinaci, pesce, fantastico. L'importanza degli antiossidanti, perché comunque l'ossidazione del cellulare porta a un invecchiamento precoce. Quindi l'anziano, da dove lo distinguiamo noi? Lo vediamo questa pelle sottile, questa pelle svuotata. L'anziano di solito già c'è la sarcopenia, già ci sono i problemi. Diciamo Addirittura. cos'è la sarcopenia, Allora, anche a me è piace un molto. fenomeno, diciamo, fisiologico, perché comunque con l'età il muscolo comincia a perdere la massa, a perdere forza. Ecco, ahimè. L'anziano ha questa debolezza un po' muscolare, quindi il muscolo si svuota. Svuotandosi, ovviamente, la pelle perde anche il suo sostegno. Quindi attenzione alla sarcopenia, Quindi è l'alimentazione va questa pelle che si stacca dal muscolo, per questo si hanno tutte esatto. queste, si ha questa pelle così flaccida. Si aggrinzisce, quindi come la dobbiamo stimolare? Facendo dei peeling, facendo degli scrub, nutrendola bene dall'interno, usando delle creme, evitando l'esposizione eccessiva al sole, per quanto possibile evitare di fumare, insomma, Scrub, delle Antonella, ogni quanto consigli lo scrub corpo tu? Una volta a settimana? ma guarda, ovviamente una volta a settimana, io lo faccio un po' di più, devo essere sincera, perché non sono molto aggressiva, però lo faccio 2 volte alla settimana sicuramente. Io lo faccio. E poi ci sono anche ottimi scrub, possiamo dare anche delle ricette con scrub naturalissimi che fanno molto bene, non costano proprio nulla. Per esempio, ne abbiamo provato uno con Ambra, che non so se Ambra sta di là che ho da fare, ma Ambra e me ne ha Sofia. fatto uno. Ambra è mia figlia, ma ne ha fatto uno fantastico con due semplicissimi ingredienti, con il miele e il caffè. Una cosa meravigliosa, perché comunque si conserva, Fantastico. lo potete tenere in frigo e assaggiandolo è veramente molto gradevole. Quindi non occorre poi lavarsi più di tanto, perché comunque il miele ha una sostanza, insomma, sono delle sostanze che puliscono comunque la pelle. Ma se preferite, prima
mettete un detergente e poi fate questo scrub, fai da te, che costa veramente 2 lire e non spendete nulla. Con il fondo di caffè potete farlo Anche con lo abbastanza. zucchero di canna, anche con lo zucchero Anche di con lo canna. zucchero di canna, sì, però si scioglie un po'. Allora, invece il caffè, credimi, Bridget, se tu lo fai e lo metti nel frigo, ce l'hai per giorni, perché comunque non arriva a solubilizzarsi, quindi Parliamo dei comunque. fondi del caffè. Dopo aver fatto il caffè, i fondi Dopo del aver fatto caffè il li caffè, conservo. sì, Ok. bellissimo. Tra l'altro il caffè contenendo caffeina, per chi ha problemi di circolazione, insomma, è un lipolitico, la caffeina comunque dà una sferzata d'attono comunque al Quindi il metabolismo. caffè ci aiuta sia a stimolare il turnover cellulare che a migliorare la circolazione e anche ha un effetto lipolitico. Sì, infatti se voi vedete molte Drenante, creme contengono caffeina, proprio perché le creme anticellulite contengono caffeina, perché è un attivatore del metabolismo, quindi va bene. Anche ok. Ma l'importanza anche i di... crepe per il contorno occhi contengono caffeina, servono per stimolare il microcircolo, Per giusto? stimolare il microcircolo, esattamente. Un'altra sostanza, perché non so che ore sono, forse noi Guarda, sì. tra 2 minuti dobbiamo chiudere, 2 minuti Volevo precisi abbiamo. lanciare una cosa che io adoro, l'uso del tè verde. Ah, ok. Il tè verde è veramente, secondo me, è un miracolo della natura, è una cosa buonissima. E se vi seccate a farlo d'estate, ascoltate bene questa dritta, io sono piena di dritte, lo so, però mi vengono così spontanee. Sei un miracolo della natura, Antonella. Dici, Allora, dici, esiste una siamo tutte coltivazione orecchi. verde che si chiama tè matcha. Allora, il tè matcha è un tè fatto con le foglioline del tè, ma già tritate, solubilizzate, una polvere di tè. E devo dire che è molto gradevole anche d'estate, perché non occorre usare l'acqua calda per fare questa tisana. Si può sciogliere anche in acqua tiepida e poi farlo raffreddare, ma si scioglie anche nell'acqua fredda. Se poi voi aggiungete delle foglioline di menta, ancora è veramente buonissimo. Tra l'altro, il vantaggio è quello che comunque assumete anche le foglie, perché sono proprio tritate, No, molto sono sì, solubili, macinate. sì. A pietra, la qualità migliore è quella con la macina a pietra, quindi se volete cercarlo, questo per la pelle è il top. Si dice che ha 1000 volte in più di antiossidanti rispetto al tè verde Aspetta, normale. Antonella, non ho capito, ma tu il tè matcha consigli di berlo o consigli di utilizzarlo come scrub? No, berlo, di Berlo, berlo. ok, berlo, ok. Berlo per uso interno, perché gli Sì. antiossidanti evitano l'ossidazione cellulare, sono quelle sostanze che evitano l'ossidazione cellulare e quindi l'invecchiamento cellulare. Quindi quando si hanno problemi di cellulite molle, rilassamento cutaneo, dare micronutrienti importanti, e il tè Ma verde rientra in il questa tè verde utilizzo. matcha, sì, lo so anche io che è molto più ricco di antiossidanti. Ma tu dove Molto. lo compri? Lo compri nei filtri? Io, Come se lo volete, compri? porto a Brigida la referenza. Io ho trovato su Amazon un'azienda meravigliosa che comunque fa 3 qualità di matcha. Quello culinario, dove potete aggiungerlo alle vostre biscotte, alle vostre cibi, e vengono buonissime, ed ha un costo più basso. Quello premium, che è un livello più alto, è il tè matcha cerimoniale. Allora, se voi veramente volete farvi un regalo, regalatevi tè matcha cerimoniale, che Ma sarà anche più caro, ma intanto è buonissimo e è in profumatissimo. filtri? Lo trovi in Non filtro o in polvere? è in polvere. E il tè matcha, proprio quello cerimoniale, è fatto con le foglioline migliori. Tu pensa che dopo un'ora di macina riescono a fare 30 grammi di tè matcha cerimoniale, quindi è una cosa preziosissima. Ma ad E un trovate, costo, Antonella? Ad un costo di? sono un po' caretti, nel senso che già 30 grammi possono costare anche sui 20-25 euro, però credetemi, ne vale la pena. Se volete, anche la qualità premium è ottima, perché è veramente ottima, però quello è proprio da regalo. Io ho provato il cerimoniale, ho avuto qualche problema a trovarlo in questo periodo, perché col fatto del Covid non è stato semplice trovare il cerimoniale. Ho preso il premium, buono, buono, ma non è quello, eh? Quello è il E ne migliore. utilizzi Ma consiglio. un cucchiaino Allora, sciolto in. esiste in realtà in Giappone, hanno proprio un bastoncino di legno molto grazioso. Poi do tutte queste cose a Brigida, che Sì. poi vi fa tutti i video, che lei è bravissima Sì, a fare. poi ragazzi vi do tutti i link e vi dico tutto. Esatto, perché credetemi, vi fate un regalo per la salute, per tante cose. È un bastoncino specifico che ha una curvatura, è in bambù,
che serve proprio per prendere la quantità di Sì, mascia la quantità necessaria. giusta, sì. Si mette non nell'acqua bollente, ma nell'acqua a 80 gradi circa e si fa sciogliere. Poi c'è, loro hanno anche uno strumentino graziosissimo che poi ti faccio vedere per solubilizzarlo al meglio, ma se volete anche con un cucchiaino, un frullino, come Va volete, bene, no? Antonella, ci siamo quasi, stiamo, la dietro la dobbiamo concludere perché sennò chiudiamo, ce la chiudono in faccia. Grazie per queste tue dritte, grazie per tutto, grazie per questa, veramente per tutto, tutto il tuo sapere che metti a nostra disposizione, Antonella. Grazie per il tempo che ci dedichi. Grazie, io quindi lo faccio volentieri, tutto quello che dico e tutto quello che faccio io ogni giorno. Grazie ancora. E...